molto buono, subito abbiamo fatto la comparazione del primo test in Malesia e è stato facile sceglierla. Piccoli cambiamenti, ma positivi per quest'anno. Abbastanza soddisfatto per il momento. Ma per noi è abbastanza, diciamo, normale usare queste potenze, ma sono davvero tanti cavalli. È una cosa difficile da spiegare, però sicuramente è una cosa molto bella per noi piloti, ma in generale per tutti i piloti che hanno GP. Malesia è una delle mie piste preferite, ma anche Mugello e Barcellona sono davvero belle. Di curve ce ne sono tante, belle. La San Donato, la prima staccata del Mugello, è una MotoGP davvero bella, oppure una curva, la curva 3 di Barcellona, che si fa tutta di traverso. La curva è difficile, in generale io non ho circuiti che non mi piacciono, quindi sono sempre molto contento di arrivare ad un weekend di gara. Quindi ovviamente quando sei in Italia sei a casa, a prescindere dal circuito, ma comunque è sempre un'atmosfera diversa e speciale, perché come una cosa italiana davanti a tutto il tuo pubblico, a tutti i tuoi tifosi, è sicuramente qualcosa di più speciale rispetto a tutti i circuiti normali. Ovviamente Mugello nella mia storia mi ha regalato emozioni, vittorie indimenticabili, quindi sicuramente ho una preferenza su tutte, ma comunque lo stesso Misano, sono una pista dove ho ottenuto dei risultati importanti, ho conquistato tanti podi, quindi speriamo di continuare così e di affrontare un po' incredibile. Purtroppo sei sempre molto teso, perché devi sempre oltrepassare i propri limiti, quindi non riesci a goderti tutto il bello che c'è o che si può pensare del pilota, però è comunque una grande fortuna avere la possibilità di correre con MotoGP, con la Ducati. A guidare e andare il più forte possibile. Ma secondo me tutti e due i casi. Ci vuole la prima caratteristica, la passione. Senza quella puoi avere anche il talento, che non va da nessuna parte. La seconda, la testa. E la terza, il coraggio. Sì, perché come si intraprende questa carriera, bisogna pensarci. No, credo che piloti non è che si nasce, ovviamente sicuramente io, per quanto riguarda la mia storia, ho iniziato da molto piccolo, ho avuto la fortuna di avere un papà molto appassionato e soprattutto un papà che mi ha sempre supportato, perché credo che senza il supporto della famiglia, soprattutto all'inizio, è veramente una cosa abbastanza difficile, ma non basta solo il supporto morale, ma ci vuole anche un grandissimo sostegno a livello economico. E in generale consigli, e ovviamente non è una passeggiata, o meglio, come tante cose, non è tutto quello che luccica. Ovviamente ci sono tanti pro e tanti momenti dove bisogna lavorare duro, sodo, per riuscire ad ottenere dei risultati. La passione. Essere ducatisti credo sia innanzitutto una passione, perché credo che ducatista nasce dalla passione nei confronti di una moto, e più soprattutto nei confronti di un tipo di moto. La Ducati è una moto probabilmente un po' diversa da tutte le altre.